Chi era Caravaggio? Quanto la sua formazione ha influito sulla sua sessualità? Quali sono i segreti che sono celati dietro le sue tele? Oggi a Doctor 2+ discutiamo anche di questo. Siamo arrivati a Caravaggio, professore. Ben trovato, professor Mositelli, sempre nel contesto del Museo Bagatti Valsecchi che ci ospita. E non a caso parliamo di Caravaggio, perché questo ambiente mi ricorda un po' i colori caravaggeschi. Perché, secondo lei? Dunque, prima di tutto per le luci. Sì. No, che sembra rompano, no, l'ombra e proiettino una luce concreta, no, sulle figure. Certo. E questo è il carattere fondamentale della pittura del Caravaggio. Tanto che poi dal Caravaggio deriveranno i tenebrosi spagnoli, certo. Ribera, per esempio. Ma l'antecedente caravaggesco è in letteratura. No, se noi ricordiamo la fuga di Angelica, sì, che ha preso le armi di Armida, no, e che si sta dirigendo verso il campo cristiano perché è innamorata di Tancredi, ad un certo punto la luna viene scoperta dalle nuvole ed illumina l'armatura di Clorinda, e i cristiani pensano che sia Clorinda, la inseguono e lei fugge. Ecco, questo è l'uomo dall'elmo d'oro di Rembrandt. Magnifico. No? La luce che fende la tenebra e illumina le armi. No? E questo è poi, in sostanza, la pittura del Caravaggio. Parliamo, no, di luci ed ombre, ecco, del Caravaggio nella sessualità, ecco, professore. Nella sessualità direi che, a parte il fatto che io ritengo che fosse omosessuale o eterosessuale non ha nessuna importanza, no? Però direi che questa teoria relativa all'omosessualità, perlomeno primordiale del Caravaggio, è determinata dal fatto che i primi quadri famosi rappresentano dei giovanetti. Certo. No? E questo sarebbe come siccome io mi diletto di prendere per i fondelli, no, della vita monastica con delle incisioni, no, che io sono un monaco o una tendenza al monachesimo, il che è da escludere a priori. Quindi direi che la questione è una questione senza fondamento e senza interesse, tutto sommato. Certo. Perché quel che interessa è la storia della maturazione della grande pittura caravaggesca. La crocifissione di San Pietro, la cena in Emmaus e via dicendo. Ed è il barocco che sta trionfando. Ma no, quelle Madonne con i piedi nudi, con i piedi sporchi e con il seno un po' prorompente. Certo, è la nuova visione della realtà come fonte non solo di scienza ma anche di arte. Certo, chiarissimo. Per cui, come la scienza si deve fondare sulla sensata esperienza, così l'arte si deve fondare sulla sensata esperienza e dare sensate esperienze. No? E quindi ecco il trionfo poi, di lì a poco, della meraviglia, che è poi l'architettura del Bernini o la poesia di Gian Battista Marino. L'architettura del Bernini, per cui il colonnato di Piazza San Pietro sta fermissimo e saldissimo, ma più ti addentri nella piazza, più il colonnato si muove e fa meraviglia. Ecco. Devo dire che è più sensuale del Bernini, ecco, penso, esatto, che non ce ne sia. Per carità, l'estasi di Maria Teresa. Certo. No, di questo ne parleremo. Ne parleremo poi. Lasciamo le luci di Caravaggio, rientriamo nelle luci di questo meraviglioso ambiente che è il Bagatti Valsecchi, per lasciarci per questa settimana. Grazie. Speriamo di essere vivi ancora. Ma certo, certo. Doctor 2+
chiocciolaclass.it. Sono state numerosissime le email che ci avete inviato questa settimana. Iniziamo allora a corrispondere a tre di queste insieme all'avvocato Ilaria Sottotetti. Colleghiamoci allora con Ilaria Sottotetti, con il suo studio qui a Milano. Buonasera Ilaria. Buonasera a tutti voi. Non posso più vivere con mio marito, è violento e mi rende la vita impossibile. L'altra sera addirittura ha detto che mi ammazza. Cosa prevede la legge in questi casi? Beh, sicuramente la signora può inoltrare una richiesta di separazione e molto probabilmente anche con addebito. Per quanto riguarda l'episodio dell'altra sera a cui la signora fa riferimento, sicuramente la signora potrà anche comunque sporgere una denuncia o querela per minaccia. La giurisprudenza infatti ha confermato che dire ti ammazzo, anche se comunque poi non si passa alle vie di fatto, rappresenta comunque un reato. Il reato di minaccia, a condizione che la persona destinataria della frase si senta effettivamente intimorita e paurita. Mi sembra che la signora sia molto spaventata. Ho inviato numerose email, veramente tante, ad un'amica. Mi può denunciare? L'invio di numerose mail indesiderate è molto frequente, al di là dell'episodio riferito anche in riferimento alle mail pubblicitarie che spesso tutti noi riceviamo. Per questo motivo la Cassazione si è recentemente pronunciata, perché è un problema diffuso ed evidente, e si è pronunciata nel senso che l'invio di numerose mail indesiderate non costituisce reato. Non costituisce reato di molestia, punito e previsto l'articolo 660 del codice penale, e giustifica questa pronuncia di assoluzione perché distingue la mail dall'SMS. Allora, mentre l'SMS comporta una immediata interazione, perché si ha l'immediata percezione del suono e quindi un'invasione che, se non è gradito, è indebita, al punto che la persona a volte, per non ricevere più SMS, deve spegnere il telefono, e quindi c'è una violazione anche della libertà di comunicazione, perché chi la può cercare trova un telefono spento. Nel caso delle mail, dato che la mail non è preannunciata da un messaggio sonoro, non è molestia, anche se le mail sono tante, perché non comporta né un disturbo sonoro né un'invasione diretta nella privacy dell'individuo, il quale può verificarne il contenuto se lo desidera, cioè accendendo il computer e leggendo la mail. Analogamente accade nel caso di lettera. Come per la lettera cartacea, chi non desidera conoscere il contenuto non la apre e non la raccoglie, non la ritira dalla cassetta della posta. Su questo presupposto la Cassazione ha ritenuto che le mail non siano, anche se indesiderate e numerose, non integrano un reato di molestia, ad eccezione però di un'ipotesi, quella in cui il destinatario abbia una apparecchiatura tale per cui l'arrivo di una mail sul computer si è segnalata con un messaggio sonoro. In questo caso allora potrebbe configurarsi anche il reato. Ma lei si chiede anche: come faccio a sapere se mi ha denunciato? Mi avvisano? Beh, non subito. La persona viene avvisata quando è necessario svolgere durante le indagini un'attività istruttoria che la riguarda, ad esempio un'audizione, un qualunque atto che la coinvolga, oppure quando si sono concluse le indagini. Se la signora desidera comunque sapere se è stata presentata a suo carico una denuncia, potrà fare una richiesta al casellario del tribunale competente in base all'articolo 335 del codice di procedura penale, e si vedrà rilasciare un certificato a cui risulta, in caso di denuncia, la denuncia stessa, il tipo di reato e il numero di procedimento. La ringrazio Ilaria, ci vediamo la prossima settimana, buonasera. Grazie a voi. Dr2più@chiocciolaclass.it è il nostro indirizzo email, io ve lo ricordo, per scrivere ad Ilaria Sottotetti, non solo per mettervi in comunicazione con la trasmissione e con tutti i nostri ospiti, oppure la nostra pagina Facebook, Dr2più. Adesso andiamo avanti, è arrivato il momento di Erotic Art. Stiamo per assistere ad una vera e propria lezione al sentimento, ma non solo relativa al cuore, sede metaforica dei sentimenti, dell'amore o all'anima, anzi parliamo proprio di corpo. Ascoltiamo allora il professor Maurizio Bossi. Quante volte a scuola
studiando Dante avete detto sì, vabbè, sarà il sommo poeta, ma che palle. L'abbiamo detto tutti, non nascondiamocelo. Il sommo poeta è meraviglioso, ma ogni tanto non riesce a parlare immediatamente all'animo ai giovani. Poi è successo qualcosa, qualcuno, eccolo lì. Il grande Roberto Nazionale, che è riuscito a parlare d'amore, di sessualità, di erotismo, parlando di Dante. Vogliamo ascoltare Benigni che cosa ci dice a proposito del canto quinto dell'Inferno? Quando il cuore è educato all'amore, perché abbiamo bisogno di essere educati, come si dice, non si nasce imparati. Ci insegnano a guidare le macchine, a cucinare, a scrivere, a leggere, e non ci dicono una parola sulle nostre emozioni, che sono le cose che faranno la nostra vita. Nessuno che ci dica una parola. Ma ci volete insegnare che cos'è una parola? E bisogna che ce la dicano presto. Se non si educa alle nostre emotività, alle nostre profondità, ogni ragazzo fa delle cose spaventose. La coscienza può essere educata a fare degli orrori se uno persevera. Il grande pedagogo, si chiamava Bruno Bettelheim, diceva: datemi i primi 7 anni di un uomo e poi tenetevi il resto. Presto pure bisogna farlo, educare proprio i ragazzi a queste cose immense che abbiamo dentro, eterne, e che di vita ce n'è proprio una sola, educarli proprio a queste cose straordinarie. Dice: amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Dice: amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese Paolo della bella persona che mi fu tolta, del mio corpo. Paolo si innamorò del mio corpo. Sentite che Dante è sensuale e tenero, come l'amore. Quando incontra Beatrice, non è che la incontra, c'è l'unione dell'amore assoluto con l'amore carnale, la sensualità e la tenerezza, che è rarissima, e ne abbiamo un bisogno, ma un bisogno immenso di questa cosa qua, non potete sapere. E lui li unisce, il corpo, non dimenticarsi mai che il corpo è grande come l'anima, e la resurrezione di Cristo lo dimostra, risorge col suo corpo meraviglioso. La prima cosa che fa, mangia, nel Vangelo di Luca, è proprio il corpo che è importante. Ed ecco che lui dice che era Paolo, fu preso dall'amore per il corpo, le piaceva fisicamente. C'è l'unione dell'amore assoluto con l'amore proprio carnale. Grande Roberto, hai fatto veramente un lavoro splendido, splendido per i giovani, per fare amare Dante, Paolo e Francesca alle mie spalle, certo, ma soprattutto per far capire l'indissolubilità fra eros, fra anima e corpo. Non può esserci l'uno senza l'altro. Dove c'è il connubio c'è il massimo. Ed è veramente un messaggio universale questo, che va al di là delle religioni, che va al di là dei credo, dei laicismi. È vero, abbiamo bisogno di educare, ne abbiamo un bisogno, come dice lui, un bisogno di educare all'amore, ai sentimenti, a capire l'altro. Ecco, forse partendo da un quadro come questo, arrivando a un grande come Benigni, possiamo anche noi lanciare la nostra idea. Eros, certo. Erotic art, certo. Ma se non c'è amore, ragazzi miei, è un disastro.